Buongiorno, bentornati e benvenuti sul mio canale. Io sono Martina e siamo qui oggi con un nuovo video. Un video direi un po' diverso dal solito, nel senso che comunque io mi trucco. Sarebbe un get ready with me, ma mentre chiacchieriamo, quindi non sarà il video velocizzato dove mi trucco, il solito video che faccio. Quello che andrò a fare è un trucco da tutti i giorni, appunto perché non è che io abbia da fare chissà cosa. Innanzitutto vado a sistemare le sopracciglia, che ho visto che ho dei peli che non devono esserci, che ci sono, quindi vado a toglierli e nel mentre chiacchieriamo. Ho legato i capelli così perché mi fanno schifo i miei capelli. Mi sono fatta la doccia ieri sera e io non li asciugo mai col phon. Perché di sì, mi fanno schifo se li asciugo col phon. Quindi li faccio asciugare sempre al naturale, ovviamente, perché preferisco quando sono naturali. Quanto mai l'ho fatto? Cioè, nel senso, a parte non li avrei comunque asciugati col phon, ma magicamente si sono asciugati di cacca. E quindi li tengo legati. Magari poi ci faccio due trecce in modo che poi prendano la piega che dico io e staranno meglio. In questo video parleremo di un po' di tutto, delle novità. No, sta crescendo un brufolino. Ho in programma di fare un po' di video interessanti, cioè secondo me sono abbastanza interessanti, che riguardano diversi argomenti, sia il make-up che la skincare, che la moda, ma anche diciamo l'interior design, perché sapete che a me piace spostare i mobili ogni 3x2 in camera mia. Prima o poi andrò dall'estetista a farmele fare, giuro. Prima o poi. Il fatto è che ogni volta che io sono andata dall'estetista le dicevo: non assottigliarmele, toglimi solo i peli in più, le voglio spesse. Me le faceva sottili, ma io dico: ma perché se ti dico di non assottigliarmele, me le assottigli? Ma sei proprio stronza! Come quando vai dal parrucchiere che gli dici spuntameli sul canto, poi tagliano 20 cm, allora gli tiri un pugno in faccia perché dici: ma hai problemi? Allora, ho fatto gli esami, i miei primi esami in accademia. Primi perché io ho fatto la maturità praticamente 2 anni fa, ma mi sono fermata un anno e mi sono messa a lavorare. Ho trovato lavoro, ho lavorato più o meno, mi pare, 8 mesi. Poi me ne sono andata perché mi ero stufata. A ottobre, fine ottobre, ho iniziato, mi pare fosse il 22. Ho iniziato, vi ho fatto anche il vlog. Il primo semestre è finito, dopodiché il 18, il 19, no, il 19 febbraio abbiamo fatto gli esami. Noi avevamo 2 esami solo da dare e tutti e due nello stesso giorno, grazie a Dio. Ho preso dei bei voti, 27 e 29. Quando applicare questo, che è uno dei sieri e oli del Makeup Revolution, ed è quello con gli estratti di CBD, che dovrebbe essere idratante. Ho utilizzato un sacco quello con l'acido ialuronico e quindi voglio usare un po' questo perché sennò mi finisce subito l'altro. E comunque ve li consiglio un sacco. Sinceramente preferisco l'altro, ma non perché questo non idrati, perché entrambi idratano la pelle. Ovviamente quello con l'acido ialuronico la rimpolpa anche un pochino, però scusate la voce, non so che cosa mi sta succedendo in questi giorni, però proprio come sensazione sulla pelle, questo è proprio un olio, ti lascia più unta la pelle. Tutto sommato, forse le altre volte ne mettevo troppo di questo qua, quindi non mi piaceva, adesso ho diminuito le dosi e non è male. Aspettiamo che si asciughi bene l'olio. E poi andiamo ad applicare questa crema qua, che sarebbe, io nell'altro video ho detto per la correzione del colore, ok? Ma intendevo per la correzione del colore, quindi del rossore, tipo delle macchie che hai sul viso, e non te le toglie. Ovviamente andando a mettere questa crema qua è verde. Quando la applichi cambia colore, diventa tipo beigeolina e va a rendere il tuo incarnato più omogeneo. Comunque dicevamo che i miei esami sono andati bene, il 4, che sarà il giorno in cui vedrete voi questo video, rinizierò l'accademia. Gli orari sono cambiati, difatti, vabbè, il lunedì ho sempre pomeriggio come lunedì scorso, ma ho inglese, non ho più informatica, perché informatica era uno degli esami che ho dato, che era semestrale. Ho inglese perché bisogna dare l'esame entro i 3 anni, ma per fortuna io ho un'amica che è al secondo anno, cioè è una mia ex compagna di classe, solo che lei non ha fatto l'anno sabbatico, è andata subito a studiare. E mi ha detto che andando avanti col tempo avrai sempre meno tempo per fare di tutto e di più, cioè nel senso per avere una vita sociale, per studiare inglese, perché comunque andando avanti con gli anni ti aggiungono ogni anno un giorno in più di accademia. Quindi se io quest'anno vado 3 giorni a
a settimana, l'anno prossimo vado 4 e poi l'anno dopo ancora vado 5 giorni a settimana. Questo implica che se io devo fare il corso di inglese è meglio farlo in prima, che ho meno giorni e quindi ho meno cose da studiare, meno esami da dare e bla 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 bla. La crema non fa effetto subito, un pochino per volta, io adesso l'ho stesa, non vado a mettere il fondotinta, metto solo un pochino di correttore, ma comunque mi va a schiarire leggermente i rossori che ho. Vado a mettere il primer. Allora, l'accademia mi sta piacendo. Pensavo mi portasse via sotto certi aspetti più tempo e sotto altri meno tempo. Mi sono resa conto che molte cose sono da fare a casa. E ok, sì, un po' me lo aspettavo, nel senso non è che io vado in accademia, faccio tutto là e poi a casa non devo fare niente. Dicevo, mi sono resa conto che molte cose le devo fare a casa, altre invece posso tranquillamente farle a scuola. Scusate, ma era arrivata mamma dalla spesa. Mi ha parlato i succhi buoni. Sotto certi aspetti è un bene, perché se riesco a fare una cosa in accademia ho anche il professore a cui dire va bene questo. Comunque so che ho dei professori che sono disponibili. Vado ad utilizzare la soft clam e sono andata a prendere orange soda, che è questo qui. Una cosa che ho notato differente dalle superiori, e che è tanto, cioè nel senso la differenza tra superiori e università o accademia è vastissima, è il fatto di potersi gestire il tempo come cavolo si vuole. Perché sì, la scadenza che hai è magari quella di riuscire, nel mio caso, a fare una gonna nel giro di 3 o 4 lezioni. E adesso sto prendendo l'esempio di modellistica, ma potrebbe essere una materia qualsiasi. Ma se tu non la fai, sono fatti tuoi. Cioè, l'importante è che tu arrivi all'esame con tutte le cose che abbiamo fatto giuste, finite, perfette. O comunque, anche se c'è qualche errore, devono essere però finite. Sono fatti tuoi, poi se tu arrivi all'esame che le cose non sono pronte. Prendi un voto basso, non passi l'esame, cavoli tuoi. La classe però non rimane indietro a causa tua. Cosa invece che succedeva alle superiori. Poi vado a prendere Burnt Orange. Sempre con questo pennello perché non ho voglia di cambiarlo. E per quanto riguarda il discorso accademico, direi che abbiamo finito, nel senso che non è che io abbia tanto da raccontarvi. Niente, per quanto riguarda YouTube, ogni tanto mi capita di essere assente, lo so, ma è per problemi che magari sono dovuti alla fotocamera, ai video che io giro e nello spostarli dal telefono al computer si rovinano e quindi dovrei rigirarli, ma li ho appena girati, quindi mi viene nervoso e sfollo. Oppure è dovuto al fatto che non ho tempo magari di registrare, anche se io vado a lezione 3 giorni a settimana, non è che a casa non faccio niente. E quindi un po' per via del tempo, un po' per via di altre 1700 cose, a volte mi capita di non essere presente su YouTube. Difatti, in questo periodo in cui avevamo la pausa per gli esami, che io mi sono preparata per gli esami, ho girato un sacco di video, tra cui questo che sto girando adesso, e che poi voi vedrete dopo sicuramente, perché così. Difatti ne ho programmati già tipo 3 o 4. E questa cosa mi rende un sacco fiera, perché mi rendo conto di poter sfruttare il mio tempo al meglio. Scusate, di qua. E di poter organizzarmi come più mi pare piace. È una cosa che adoro, che come dicevo prima, magari quando lavoravo o quando andavo alle superiori non potevo fare. Ok, adesso vado a prendere Rustic e lo metto all'esterno e nella piega. Comunque per i video ho in serbo un sacco di cose fighe, un po' di robe nuove, ad esempio la serie Disney, è da un po' che ci riflettevo, avevo chiesto consiglio anche a mio moroso dicendogli cosa ne pensi, come idea ci può stare. Mi metto sì, perché no, è carina, e difatti poi vi ho chiesto a voi sui sondaggi su Instagram di scegliere i personaggi, nel senso che voi lo sapevate, la cosa è stata molto divertente. E mi è venuto in mente perché vedevo diverse youtuber che facevano video su riprendo Orange Soda, vado a sfumare il tutto, che facevano video serie, ok, dove si truccavano e magari facevano, ad esempio non so se seguite Bianca Sparkles, che ha fatto la serie dei pianeti. Volevo riuscire a portare qualcosa di diverso, cioè diverso tra virgolette, perché comunque make up è make up, di diverso interpretato da me.
che ancora io non l'avessi visto su internet. Sicuramente c'è qualcuno che l'ha fatto, cioè non penso di essere stata io la genia della lampada, stando tra virgolette in tema cartoni Disney, ad aver avuto questa brillante idea. Sicuramente qualcuno l'ha già fatto, ma io non seguo, cioè tra le youtuber che seguo non penso di aver trovato nessuno che l'abbia già fatto. Non mi ricordo di aver visto nessuna youtuber che seguo che ha fatto una roba del genere con i cartoni Disney. Quindi ho detto bene, lo faccio io. Non che io abbia un seguito che sia fenomenale, quindi se io lo faccio nessuno mi si incula, un po' per volta riuscirò anch'io ad ampliare la mia cerchia di seguaci, ne sono convinta. Poi se ci riesco bene, se non ci riesco non mi piango addosso, perché comunque io non lo faccio per la fama, lo faccio perché mi piace. Quindi l'importante è che io rimanga me stessa, nel senso non cambio a seconda delle opportunità che mi si presentano o a seconda delle mie comodità, ma una persona comunque cresce e migliora nel corso del tempo senza però stravolgersi completamente. È piacevole sapere che c'è qualcuno che ti sostiene. Se non mi sostiene nessuno, non me ne frega. Ho il mio amoroso che so che mi sostiene, un sacco vicino. E poi vabbè, magari so che mia mamma guarda i miei video. Senza andare a fare la cat crisp perché non ce la sbatti, andiamo a mettere Fairy. Parlavamo di video, sia di quelli Disney che vi dicevo della serie, ma ho in mente anche dei video, come dicevo prima, sulla moda. Comunque tenetevi pronti perché con calma riprendo appunto le novità sul canale. Togliamo il fallout e passiamo al correttore, che è l'Instant Anti-Age. Ne uso due colorazioni perché sì, perché una è troppo gialla, l'altra è troppo fredda e troppo bianca. Comunque utilizzo la spinetta di Primark, che sono rimasta delusa perché non si gonfia rispetto invece alle altre spinette di Primark che ho, quindi guai. Ma vado a sfumare prima il mento e il naso, poi sotto gli occhi. Andiamo a mettere anche questo qui, che è quello di Kiko, e andiamo a settare il correttore con la cipria della NYX. Un altro video che vi porterò saranno le novità che ho scoperto ultimamente, che riguardano sia i brufoli, quindi tenetevi pronti perché ho scoperto una cosa magica, sia i prodotti cruelty free. E ho scoperto che un sacco di marchi non lo sono, a parte che alcuni lo sapevo, ma altri ci sono rimasta male. Perché magari a me piacciono, io li uso, però sapendo che testano sugli animali mi sento quasi in colpa a usarli, ok? Compro piuttosto, per quanto riguarda la skincare mi viene in mente Lush. Lush è cruelty free. I prodotti della Lush secondo me sono buonissimi, però Lush costa. Certo, però sono certificati cruelty free, sono naturali e hanno 1700 cose che gli dà la possibilità di costare così tanto. Vado ad applicare il mascara, che è quello che ormai vedete in tutti i miei video ultimamente, che è il Lush Renegade di Wet n Wild. Non tutti i prodotti cruelty free costano un bordello. Andiamo a utilizzare questa terra della MAC. Comunque questo è il make up finito, adesso vi faccio vedere com'è. Niente di che, comunque una cosa portabilissima tutti i giorni. Spero che il video vi sia piaciuto e spero di non avervi annoiato con tutte le mie chiacchiere. E spero anche che le novità che vi porterò sul canale vi possano interessare. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete il video. E soprattutto attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati sulle mie pubblicazioni.